Ciao a tutti, oggi parliamo di frittura, vi spiegherò le regole per friggere in modo corretto. Innanzitutto, cos'è la frittura? È un metodo di cottura per concentrazione, quindi la fuoriuscita del vapore dagli alimenti determina una concentrazione delle sostanze nutritive, il calore viene trasmesso per convezione, quindi da un fluido, che in questo caso è l'olio, a un alimento, quindi allo stesso modo della bollitura o della cottura al vapore. In questo caso è l'olio, un fluido, che trasmette il calore al cibo. Vediamo i vari parametri che influenzano la frittura. Partiamo dalla temperatura. La temperatura deve essere la massima possibile, compatibilmente col fatto che il cibo venga cotto in maniera corretta. Quindi quando otteniamo la giusta doratura superficiale, il cibo deve essere cotto anche internamente. Quindi, se noi friggiamo un cibo che è già cotto internamente, la frittura può durare poche decine di secondi, il minimo necessario per la doratura esterna. In questo caso, la temperatura sarà la massima possibile, che per la frittura è 190-200 gradi. Viceversa, se dobbiamo cuocere l'alimento internamente o quantomeno scaldarlo, a volte si prendono le cose dal freezer e le si gettano direttamente all'interno della friggitrice nell'olio bollente. Questa è una cosa corretta, ovviamente in questo caso avremo un tempo maggiore rispetto a friggere un alimento a temperatura ambiente. Quindi bisogna tener conto anche di questo. Se invece dobbiamo cuocere un alimento che deve effettivamente cuocere anche internamente, perché per esempio è crudo, come per esempio una polpetta fatta di carne cruda, allora in questo caso il tempo deve aumentare e di converso la temperatura deve scendere. Si può scendere fino a 150 gradi se dobbiamo prolungare delle cotture per 10 minuti e oltre. Cosa succede durante la frittura? Il vapore contenuto all'interno dei cibi fuoriesce dai pori esterni del cibo, determinando un getto di vapore. Questo getto di vapore è tanto più intenso quanto più alta è la temperatura. Questo getto di vapore protegge l'alimento dalla penetrazione dell'olio all'interno della pastella o all'interno dell'alimento stesso. Quindi, se noi friggiamo un cibo a temperatura troppo bassa, questo getto di vapore è troppo debole e l'olio riesce a penetrare, il cibo e si impregnerà di olio. Veniamo a dove friggere. Bisognerà usare pentole o padelle, quindi con i bordi alti o molto alti, a seconda dello strato di olio che dobbiamo mettere, che dipenderà dall'altezza del cibo che dobbiamo cuocere e soprattutto anche dal fatto se il cibo che dobbiamo cuocere galleggia o meno. Se devo friggere un alimento che galleggia, come per esempio il gnocco fritto che si fa dalle mie parti, avrò bisogno di uno strato di 2-3 dita al massimo. Perché? Perché il gnocco fritto inizialmente va a fondo, ma poi viene a galla e frigge di fatto stando a galla. Viceversa, se ho un cibo che per esempio, un arancino che è alto 4 dita, dovrò avere almeno il doppio dello strato di olio per friggerlo correttamente. Quindi lo strato di olio deve essere quello sufficiente per immergere il cibo in maniera adeguata. Quindi dipende anche dal fatto che i cibi possono essere ammassati o no. Se devono restare separati, è meglio avere uno strato di olio appena sufficiente, ma avere una grande superficie a disposizione per poter friggere una maggior quantità di alimenti contemporaneamente. Veniamo a quanto olio usare. Più olio c'è e meglio è. Perché? Perché quando io immergo i cibi, questi sono più freddi dell'olio e vanno a raffreddare l'olio. E lo vanno a raffreddare tanto di più quanto la loro temperatura è bassa e quanto il loro peso è elevato. Quindi, se io prendo una cosa molto pesante dal freezer e la metto nell'olio, mi andrà a abbassare tantissimo la temperatura. Ovviamente, se io ho una grande massa di olio, l'inerzia termica dell'olio sarà maggiore, quindi la temperatura dell'olio tenderà a calare di meno. Posso ovviare a questo problema partendo da una temperatura più alta. Se so che mettendo una determinata quantità di cibo all'interno dell'olio la temperatura mi cala di 20-25 gradi, posso partire da 15-20 gradi in più rispetto all'ideale e so che dopo poche decine di secondi la temperatura tornerà a quell'ideale o poco sotto. L'importante è che non scenda troppo rispetto alla temperatura ideale, per esempio a 150 se in realtà devo friggere a 170, e neanche che rimanga troppo a lungo più alta di quella ideale. Il materiale della pentola, della padella, il tipo di pentola o di padella, anch'essi sono importanti. È meglio usare
padelle di acciaio con fondo spesso perché hanno una maggiore inerzia termica e quindi insieme all'olio contribuiscono alla stabilità della temperatura dell'olio nel momento in cui vado a inserire gli alimenti nell'olio bollente. Durante la frittura l'olio tenderà a sporcarsi con particelle di cibo che rimangono dentro l'olio. Queste particelle, se possibile, vanno rimosse. Si prende un colino e periodicamente, prima di inserire altri cibi, si pulisce l'olio. È meglio rimuoverne il più possibile perché queste particelle, rimanendo minuti e minuti all'interno dell'olio bollente, carbonizzano e si vanno a produrre delle sostanze tossiche che mi deteriorano anche l'olio, ne abbassano il punto di fumo, oltre a appunto essere nocive per la salute. L'acqua e il sale sono nemici dei cibi, quindi asciugare bene i cibi che si devono asciugare prima di friggerli, non far venire a contatto, se possibile, il sale con l'olio. Finita la frittura, l'olio può essere riutilizzato, dipende da quanto l'abbiamo stressato. Se l'abbiamo sporcato molto, se abbiamo usato cose che l'hanno colorato o che gli hanno dato odori sgradevoli come il pesce, è meglio non riutilizzarlo più. Tuttavia, se abbiamo fritto delle patatine o delle cose che comunque non vanno a sporcare troppo l'olio e non abbiamo fritto per tanto tanto tempo, possiamo tranquillamente filtrarlo, rimetterlo nella bottiglia quando la temperatura è scesa a temperatura ambiente. E quindi conservarlo al riparo delle alte temperature e della luce e riutilizzarlo una seconda volta tranquillamente.